Questo è un corso un po' sulla follia che abita dentro di noi, ecco. È quella parte, diciamo, che occupa un grande spazio della nostra mente, ma che dobbiamo tenere a bada, perché se no non riusciamo a vivere nella società. Ecco, questo concetto non è un concetto nuovo, è un concetto che da Freud in poi, ma prima i greci lo sapevano benissimo. Nietzsche, che si è occupato del pensiero greco, sapete che Nietzsche era un filologo e il primo suo libro è sulla tragedia greca, e proprio lui parla di come il pensiero greco ha raggiunto i suoi livelli massimi con Eschilo, Sofocle, e poi no, poi basta. Perché nella tragedia i due principi fondamentali, il principio apollineo e il principio dionisiaco, erano tenuti insieme. Quindi c'era spazio per il principio dionisiaco, cioè per la follia. E che cos'è la follia? Beh, Omero lo spiega bene nell'Iliade, nell'Odissea. A un certo punto Agamennone si rivolge ad Achille. Achille era furibondo perché Agamennone gli aveva portato via la schiava, di cui lui era innamorato. Ora dico, ma si può essere così fessi da andare a portare via una schiava ad Achille? Cioè, e Agamennone disse ad Achille: beh, non sono stato io, dice, è stata la dea Minerva, non mi ricordo se era lei, dentro di me, dice, io, conosci, come dire, conosci come gli dèi possono agire dentro di noi? E Achille risponde: conosco. Cioè, tutte e due sapevano che quando arrivano gli dèi dentro gli uomini, basta. È un altro passo dove si parla di Dioniso, quando entra in Tebe, che le donne diventano erinni, che i bambini diventano pazzi, che i vecchi diventano come bambini piccoli. E che si può fare? Bisogna aspettare che il Dio se ne vada. Finché non se ne va, è così. Ecco, Nietzsche se la prende molto seriamente con Socrate, e dice che con Socrate il pensiero greco si è corrotto, perché Socrate ha posto l'accento su uno solo degli elementi, la ragione. Attraverso la ragione noi possiamo conoscere. La filosofia di Socrate è una filosofia razionale, e quindi che procede per concetti, per misure, per ragionamenti, e ricerca la verità attraverso questi strumenti, che sono quelli tipici che in psicologia si chiamano gli strumenti dell'io. La ragione. E la ragione è importante, molto importante, perché senza ragione non c'è civiltà, non c'è niente, ma la ragione non è sufficiente. E Nietzsche dice: Socrate ha separato la ragione dalla follia, non c'è spazio, e dove non c'è più la follia l'essere umano si priva della vita, perché c'è vita non nella ragione, ma in Dioniso. In Dioniso è il Dio che non dorme mai, soprattutto di notte, attraverso i sogni si dà da fare, ecco. E poi attraverso tutte le cose che gli uomini fanno che sembrano irragionevoli, in realtà è il Dio, è Dioniso. Dioniso è una parte di noi, e dice Nietzsche, col suo linguaggio profetico: tornate alla terra. Guardate com'è fatta la vita, non è fatta, come dice Socrate, non è fatta di ragione. La vita procede in modo caotico, è caos. Dal caos qualche volta emerge l'ordine, ma il caos, l'assoluta irrazionalità, è normale. Chi disconosce questo aspetto disconosce l'essenza della vita. E se la prendeva col cristianesimo, perché diceva che il cristianesimo aveva posto dei limiti all'essere umano e che quindi il cristianesimo era la limitazione della forza vitale. Ora, come sapete, Nietzsche è uno dei filosofi che si presta a tutte le possibili letture. È stato anche utilizzato dai nazisti per sostegno della loro interessantissima, peraltro culturalmente interessante, filosofia. Interessante perché è incredibile. Cioè, tutti voi sapete che il popolo tedesco non è un popolo di ebeti, no? Ecco, il fatto che siano riusciti in gran parte
a mettere insieme una filosofia come quella nazista ci dovrebbe far arrendere definitivamente sul fatto che il Dioniso negli esseri umani c'è. Ecco. Dico due cose perché io sono andato a scuola, voi anche? Sì, siete andati. Bene. A me la scuola, ai fini di capire come è fatto un essere umano, come ero fatto io, come è fatto il mondo, è servita piuttosto poco. L'università anche. Non che non siano del tutto utili, no, una certa utilità ce l'hanno, ma sviluppano solo un aspetto del pensiero, l'aspetto del controllo, l'aspetto del calcolo. Un aspetto che è sicuramente importante, ma che corrisponde in psicologia all'io, non a tutto il resto, ma il resto è molto più grande. Per cui se non c'è spazio per queste altre dimensioni, la scuola diventa asfittica. Basta entrare in una scuola per respirare un'aria di veramente, io non vedo l'ora di scappare fuori. Ecco. Lo stesso mi accade ormai nelle aule universitarie. Non si ride mai, non c'è mai, quasi mai, non c'è vitalità. Gli ultimi anni che facevo lezione all'università vedevo degli studenti che sembravano prigionieri della paura. Ragazzi di 20-25 anni, prigionieri del terrore. Il loro interesse erano gli esami, i crediti formativi, i debiti, queste cose qua. A quello che si faceva, alla sostanza, l'interesse era minimo. Ora, pensate che questi ragazzi siano stupidi? Pensate che siano cretini? Io non credo, sono persone intelligenti, ma allora come hanno fatto a ridursi così? Ecco, la domanda buona che si dovrebbe fare è questa. Sono nati così? No. Ecco. Cioè, cosa c'è stato? A un certo punto è intervenuto un evento cosmico per cui l'umanità era imbecillita. Non che prima fosse intelligente, per carità, prima ha prodotto il nazismo e il fascismo, quindi, per carità. Però, voglio dire, rispetto al potenziale umano, la maggioranza dei giovani ne sta utilizzando l'1%, 2%, 3%. Ricordo che quando facevo lezione, per un periodo, mi ricordo, e tra l'altro ero anche capace di animare le cose, gli facevo domande, niente, zero assoluto. Sembrava di avere a che fare con persone lobotomizzate. E siccome alcuni non mi credevano, una volta ho detto, senti, vieni a vedere. E ho chiamato Nicola, che allora risiedevano a casa nostra, facevano formazione con noi, e mi disse, accompagnatemi così vedrete. Perché loro dicevano, ma non è possibile, venite. E mentre io facevo lezione, calibravo la loro faccia. Quella di Nicola. Nicola era un ragazzo entusiasta. Lui si iscrisse a filosofia e fece i primi esami. Il professore gli disse, scusi, ma lei perché si è iscritto a filosofia? E lui rispose, ma per entusiasmo. Il professore disse, vedrà che le passerà. E questi sono coloro che dovrebbero educare i giovani. Ma io... Allora, questa situazione è gravissima dal punto di vista delle menti giovanili. Fra... Io spero 10 anni, ma io penso che onestamente prima di 100 non sarà, forse non succederà, l'educazione come avviene oggi nelle scuole e università verrà considerato un crimine contro l'umanità, crimine, perché quando le menti giovanili vengono distrutte in questo modo, diventano nichiliste, non credono più niente, vuol dire che le cose sono messe male. Queste non le dico io, le dico quasi tutti gli insegnanti, tranne pochissimi fortunati che hanno delle oasi di felicità nella scuola che esistono sempre. Dice Galimberti, lo dicono qualunque persona che osserva le cose. Allora, stavo dicendo che osservavo questi, io faccio lezione, e lui è un ragazzo pieno di vitalità, all'inizio era così perché lui è sempre vitale, dopo 10 minuti era già così, dopo 15 era così, dopo 20 era così, dopo 25 era così, gli ho visto in lui, era invecchiato 20 anni. C'erano i segni evidenti della depressione salente. Per chi ha difficoltà a credere che il contagio emozionale esista, glielo faccio risperimentare. Viene, se troviamo in un contesto così, è di buon umore, quando vede quelle cose lì, se è minimamente ancora ancorato alla vita, perché se è già imbalsamato no, ma se c'è ancora un po' di sangue nelle vene, gli succede quello. Lui e Severina avevano una faccia così. Alla fine mi si è avvicinato e mi ha detto, dimmi che mi hai fatto uno scherzo.
E siete stati bravi, perché effettivamente, gli ho detto, mi dispiace, te lo vorrei dire volentieri, ma non è così. Ma com'è possibile? Non lo so. Io uscivo di lì e andavo a casa, a mia madre in quel periodo era ospitata in un centro anziani dove si vivono gli ultimi mesi, perché era proprio ormai, non era più possibile. Più o meno. Quasi meglio. Sì, e a 20 anni uno si possa ridurre così, è tremendo. Vabbè, questo è quello che avviene. Il dionisiaco cos'è? Il dionisiaco è la parte di noi collegata alla vita, il vitale, il quale non si lascia imbrigliare nessuna norma, nulla. Quando Dioniso entra a Tebe, basta, le norme saltano tutte. Allora capite bene che si può avere anche paura del dionisiaco. Io quando facevo giurisprudenza, avendo fatto la scelta più demenziale della mia vita, ne ho fatte tante, ma quella è stata la peggiore, dentro di me c'aveva una parte che chiaramente non l'ha presa bene. E allora mi impegnai sviluppando una subpersonalità ossessiva, cioè quella del controllo, che poi è quella che ci vuole per lavorare oggi. La subpersonalità ossessiva vuol dire il controllo portato all'estremo, il che vuol dire togliere la vitalità, togliere lo spirito vitale. Ok, quando facevo giurisprudenza ero ridotto così. Dovevo per forza controllare perché erano cose che non mi interessavano. Naturalmente dentro di me mi rendevo conto che c'avevo una parte che se l'avessi lasciata andare per 2 giorni al governo avrebbe preso tutto, avrebbe distrutto, bruciato tutti i libri, sarei andato all'università con lanciafiamme. Perché non l'ho fatto? Perché non c'avevo alternative nella mia testa di allora. Ero dentro un sistema senza sbocco. E così sono molti ragazzi oggi, sono dentro un sistema senza sbocco. Capite cosa significa quindi? Dentro Dioniso c'è l'energia vitale pulsante, la vita, dall'altra c'è il controllo. Il controllo ti dice, ti dà la sicurezza, la sopravvivenza, puoi vivere. Se lasci la palla a Dioniso ti divertirai un giorno, 2 giorni, 3 giorni, poi vai a vivere sotto i ponti. Ecco, è qui che la tragedia greca aveva fatto una sintesi grandiosa. Che poi non era una tragedia che uno andava a vedere a teatro come si va oggi, era qualcosa che era l'espressione dello spirito di un popolo, quindi era qualcosa che metteva insieme l'aspetto dionisiaco e apollineo in una sintesi che consentiva attraverso la catarsi di essere terapeutica, era una terapia della società.